L'allerta meteo ed il maltempo hanno fermato il torneo Un calcio alla diversità, ma non sono riusciti a bloccare la voglia di stare insieme dei ragazzi, che hanno comunque voluto festeggiare un anno ricco di emozioni, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Ragazzi di Vita, si è svolta presso il Centro Sportivo Aldo Brandini di Ostia Antica. Oggi è una giornata particolare. Sì, oggi è la giornata mondiale della disabilità e come sempre Ragazzi di Vita è arrivata all'ottava edizione di questo torneo per ricordarla nel migliore dei modi, anche se dovrebbe essere vissuta tutti i giorni, però in maniera particolare in questa giornata, ecco, c'è questa festa che organizziamo. Nonostante la situazione meteo e tutto, siamo qui e ecco, la festeggiamo e la ricordiamo. Anche perché è un momento di condivisione. Assolutamente sì, è una valorizzazione personale proprio del ragazzo, l'inclusione è fondamentale per lui, per un'autostima e per, ecco, per far vivere anche giornate come queste qui insieme a tutti gli altri compagni e altre associazioni. Ringraziamo infatti gli amici dei Giganti Lettuno, della Cicala e la Formica di Pomezia e i ragazzi dell'Ostia Antica che si sono messi a disposizione e hanno accettato questo invito nonostante queste purtroppo situazioni meteorologiche. Quanto è importante questa giornata? Ma per noi è importantissima, considerando che malgrado il tempo siamo venuti lo stesso per stare insieme, perché il senso di questo evento, di questa giornata, è proprio quella di poter condividere, poter stare insieme anno dopo anno, crescere insieme, vedere i ragazzi che raggiungono gli obiettivi che si prefiggono, è una gioia immensa. Ha visto un percorso di crescita di questi ragazzi negli ultimi anni? Beh, certamente sì, perché sono già, questo è il nono anno che alleno questi ragazzi. Innanzitutto abbiamo iniziato con quattro ragazzi, siamo a 16 ragazzi, tra cui anche due ragazze. Sì, è stato un bel percorso, sono cresciuti tantissimo. Com'è andata quest'anno? Bene, bene. Però abbiamo vinto una della squadra Ragazzi di Vita, siamo più forti. E mia squadra è mia più forte. E grande mister che voglio bene.